Quindi all'inizio però c'è da spostare tre van che sono via Letto, e quindi se qualcuno ne è proprietario bisogna risposti, grazie. Poche parole perché il giro era un detto toscanaggio della peggior specie, questo posso dirlo perché glielo ho sempre detto. È una persona che aveva un modo di fare magari sbrigativo ma concreto e tutte le sue attività che ha svolto insieme cammina nella direzione, una linearità, una concretezza, un andare direttamente al sole e una sola parola. Questo è un elemento determinante che ci lascia. Lasciamo veramente rispetto alla sofferenza dell'amicizia, del confronto, di alcuni viaggi insieme, ha fumicato per le sigarette, mi sono lamentato quando passandoci le macchine c'era stato lui prima in un terribile puzzo, devo dire, e lì abbiamo scherzato, purtroppo questa cosa sicuramente non è stata, diciamo, molto utile per la sua salute, per il suo guaio, ma l'abbiamo già detto, l'abbiamo visto, è stato sul pezzo fino all'ultimo, incredibilmente proprio a pochi giorni dalla sua mancanza è andato in giro ed è stato bello, che sia potuto andare in giro proprio perché era la settimana di un rischio, in realtà, che si accade agli amici che si sono succeduti, ha determinato davvero un'importanza notevole. Quindi davvero un ricordo, una vicinanza per mi mancherà e credo mancherà a tutti. È difficile prendere la parola su un amico, su un compagno di viaggi, importantissimo come Gigio. Nell'ultimo periodo in Ambas sono venute a venire tante persone che poi hanno segnato dei passaggi epocali per il nostro movimento. Abbiamo ricordato Angelo, abbiamo ricordato Marco Mucciarelli, Sandro, Egidio, e ognuno di loro ha lasciato qualcosa. Egidio era la perfetta sintesi, questo lo dico da collaboratore, la perfetta sintesi dell'innovazione e della tradizione. Aveva in sé tutti i valori dell'Ambas, tutti, e aveva quella capacità, con qualche moccolo, di guardare avanti. Ricordare avanti di immaginare un Ambas a 20 anni, che è la grande sfida che tutti noi dovremmo cercare di portare a casa. È inutile dirti che insomma ci sentivamo tutti i giorni, tutte le mattine, che faccio un piccolo percorso a piedi per andare da casa allo studio e il mio compagno di viaggio a Trefo. Era lui, tutte le mattine in emergenza, ma anche durante, diciamo, le fasi di preparazione, la formazione, il livello, il benedetto poco formativo di Fosmino, è quello che ci ha tolto il sonno, perché era l'elemento di sintesi dell'Ambas che volevamo e che dobbiamo costruire. È inutile dire che io sento molto molto il carico di questa. Sono qui oggi, sono qui a questo congresso, perché Gideon ha detto: Carmine, bisogna combattere, bisogna andare avanti, bisogna contaminare con le leve che abbiamo,
bisogna portare per i prossimi 100 anni la massa ancora più in alto. E queste sono cose che voi sapete, perché il giro è sempre, sempre presente, si è sempre speso. Veniamo all'uomo. Io credo che forse sono tra i pochi che ha sempre saputo che non c'era un po' tempo. Non speravamo non così poco, però ero consapevole, insomma, che i tempi erano molto stretti. E allora le telefonate delle ultime mattine erano un testamento, no? E l'insegnamento è quello di una persona che ha guardato in faccia la sua situazione con sempre. Era forte, coraggioso. E fino alla fine, fino all'ultimo giorno, Fabrizio ha detto la sua, ha bestemmiato, perché lui aveva questa caratteristica. Era sereno, tranquillo, sapeva che aveva un rotto destino. E la voglia comunque di lasciare il segno. Io vi posso dire, dobbiamo essere orgogliosi di Egidio, veramente un po' con le palle. Vi abbraccio a tutti. Ciao Egidio! Bene, grazie.